Sacerdote, aspetti un attimo, che cosa rappresenta, perché è venuto in questo stadio oggi? Siamo qua a benedire lo stadio, il 40 Stadium, in funzione della sfida tra Atletico Bono e quell'altro, United Gigi. Gigi Micello, e faccia la benedizione. Vabbè, la benedizione sarà... nel verso del per il verso dell'Atletico Bono, chiaramente, no? Ovviamente noi i tifosi, la maggior parte della tifoseria è tutta per l'Atletico Bono. Quindi prosegua, prego. Siamo soddisfatti di questa prestazione, stiamo conducendo 3-1, speriamo di conservare questo vantaggio fino alla fine. Abbiamo visto degli interventi eccezionali, quali eccezionali, porca miseria. Il mio sacco della macchina, mi sei rifatto veramente eccezionale. Scusa, cosa ne pensa, come sta andando l'incontro? Bene, ci siamo ripresi, però la partita ancora bene, state perdendo per di scarto, bene? benissimo. va bene la faremo comunque fino al 90esimo. Sentiamo la voce di Fabio, cosa ne pensa di questo incontro? Paolo Borgia, grande sì. Incontro che si sta svolgendo, il capitano della squadra Formiga sta perdendo 3-1. Allora passiamo dall'altra parte. Aspetta un attimo, si spiega per lei il compenso della pizza. No, passiamo dall'altra parte. Sono vendibili, sono vendibili. Allora basta che battete le mani, prego. Bellissimo. Vestito da fantasma, che sta riprendendo, sarà qualcuno pagato dal Micello per riprendere l'esibizione a nostro avviso scadente del portiere Micello. Cosa ne pensa del gol che ha preso Formiga? Formiga è sempre una schiappa, porco diavolo! Oh, alla fine è buffone facci! Vale, ricattatore juventino! Intervento personale di grande intervento fuori dall'area. È rigore! Sono un fallo che si rivolge ai propri tifosi. Cosimino ha segnato il gol numero 6. I tifosi della... si vendono, si stanno vendendo i tifosi, vai. I tifosi della squadra di Micello vanno via scoraggiati, stanno abbandonando lo stadio sempre più convinti che la pizza è sfumata.
purtroppo. Ma che continua la partita, i gialli non debordono, a mio avviso il portiere ha mollato veramente, visto che ha subito 6 reti e il quasi settimo in arrivo. Ecco Cidio. Scambio della maglia, ma la partita non è andata come le previsioni. Alcuni calciatori della mia squadra erano sottotono e quindi praticamente mi ha risentito tutta la squadra. Noi facciamo i complimenti, è stato il migliore campo, era uno scoglio. Grazie, vi ringrazio tutti, però purtroppo abbiamo perso. Va bene, vorrei parlare con il capitano. Capitano! Partire Don Giovanni, una partita, secondo lei come è andata questa partita? Grande! Una coppa ai pezzetti per tutti, no? Grande! Il signor Micello, dopo tanta attesa, tanta suspense, non si sono rilevate le previsioni che aveva abbiamo già giocato dichiarato. Male, abbiamo giocato male. Poi loro hanno avuto il topato Antonio Borgia, poi io non avevo la mia squadra, perché c'erano due elementi che mi mancavano. Però... E comunque abbiamo perso. Hanno vinto la battaglia, ma non la guerra. Signor Formica Ruben Gigi. Sei come una forchetta nel brodo, non serve a un cazzo. Salvatore, cosa da dichiarare? Sì, abbiamo giudicato 5 a 3 e 5 a 3 è finita. Abbasso sempre Formica. Ecco, dai da me. E ti posi, posso signore Lia, ma lei non andava con Micello per la pizza? Passare dall'altra parte perché si vede che abbiamo stiamo mangiando. Vincitore del match tanto atteso. Come vedete, la nostra squadra è stata superiore a quella del Ruben Gigi Micello. Comunque, non dire fesserie. Grazie ai tifosi. Grazie al supporto dei nostri tifosi, abbiamo dato una marcia in più in campo. E comunque, silenzio. Io, per ringraziare tutti, non andate via che c'è una dolce sorpresa. Il Ruben Gigi! Vai, siamo con Giovanni Corvaglia, uno dei protagonisti della sfida tanto attesa. Purtroppo Giovanni non è andata come le previsioni. Certo, perché il nostro portiere, come al solito, fa sempre, diciamo, ci dà due punti di penalità già all'inizio della partita. E nulla a togliere alla squadra avversaria, ci mancherebbe. Però sempre dobbiamo partire con due punti di onesto.